Buongiorno bella gente, bentornati nel mio canale. Io sono Male e oggi faccio vedere come ho cura dei miei piedi. Prima di tutto faccio un pedicure, un trattamento per curare i piedi, soprattutto per rilassarli, per renderli più morbidi e togliere i tannoli scripolati. Ma soprattutto a fine video faccio vedere un trattamento cinese disintossicante del corpo attraverso i piedi, con piedi belli puliti. Allora ci ho messo acqua calda, una spolverata di bicarbonato, limone, e ho messo un cubetto, che questo qua va benissimo, sono dei sali che vanno bene per la vasca, che io non ho in questa casa, quindi approfitto e vi faccio questo trattamento qua, lo lascio nei piedi, comunque lascio i piedi a riposo e prendo la pietra pumice che ho trovato in spiaggia e comincio a togliere la pelle morta, quella più grossa. Faccio un bel passaggio fatto bene, bello grattare bene bene bene, perché a me non piacciono i piedi, ovviamente nessuno gli piacciono i piedi scripolati, però se li curi di più non ti vengono mai i piedi scripolati. Dunque passo la pietra pumice su tutti e due, ovviamente su tutti e due i piedi, perché passarlo solo una a una mi sembra un po' poco, però va bene. Asciugo i piedi e comincio a usare questa paletta di legno che ha le due carte ruvide, da una parte molto ruvida, dall'altra meno ruvida, quindi la prima toglie il grosso, l'altra liscia i piedi. Io non uso né coltellini né niente per togliere la pelle morta, preferisco questi passaggi. Prima la pietra pumice, poi dopo con questa paletta che io credo l'ho pagata 2 euro da Druni, perché vive qua in Spagna, è molto comodo. E questo trattamento, sinceramente questo passaggio io lo faccio almeno una volta alla settimana con questa paletta, quando appena esco dalla doccia, se faccio una doccia abbastanza lunga, cioè i piedi abbastanza morbidi, e gli do una passatina con questo, perché così si mantengono belli sani, perché come sapete la nostra salute del nostro corpo è basato anche come trattiamo i nostri piedi, o basato anche dai nostri piedi, quindi dobbiamo avere un po' cura dei nostri piedi, che ce ne ricordiamo solo d'estate, e d'inverno sono sempre chiuse nelle scarpe, non li vede nessuno e quindi non vogliamo vederli neanche noi, però è importantissimo, oltre ad avere un bel smalto, aver cura proprio del piede intero, dei talloni, e sono fondamentali. Comunque per il mantenimento, come vi ho detto, basta che riuscite a grattarli una volta ogni tanto, quando uscite dalla doccia li mantenete morbidi, e soprattutto la crema la sera. Io a fine video ho applicato una crema veramente molto oleosa, però si asciuga subito, in cui mi lascia sempre i piedi belli, belli morbidi, belli idratati. E comunque faccio 2 o 3 volte questi passaggi, prima un piede, lo asciugo, lo gratto, lo appoggio nell'acqua, l'altro, e così via, almeno 3-4 volte. Comunque a fine video vi faccio vedere il trattamento disintossicante del corpo attraverso i piedi. Se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Adesso andiamo con la preparazione della nostra maschera per i piedi, che lascia suave, morbidi. Allora, lievito di birra, un pochettino di lievito di birra, che questa maschera va benissimo anche per il viso e soprattutto per le mani. Aggiungo una bustina di caffè a solubile. È importante che la preparate prima, perché il caffè solubile si deve sciogliere nella maschera. E aggiungo un cucchiaino di miele. Inmiscelo il tutto. Io questa maschera l'ho fatta sia per i piedi che per le mani che per il viso per 2 giorni. Potete mettere meno quantità, ovviamente, ma sapendo che io volevo proprio applicarla sui piedi, l'ho applicata ben 2 volte, prima l'ho lavata e poi dopo l'ho rimessa un'altra volta.
Comunque questa maschera è favolosa, toglie le macchie, rende la pelle molto morbida e davvero ne vale la pena da provarla per il viso, collo, mani e piedi. L'ho lasciata a riposo per 10 minuti e voilà, l'ho lavati. Adesso vado ad applicare questa crema oleosissima, ma si assorbe subito, per idratare a fondo i miei piedini. L'ho comprato da Amazon e vi lascerò il link, e comunque il prezzo varia dalla quantità che volete, dalla qualità e tutto il resto. Io credo che l'ho pagato all'incirca sul 7 euro e c'erano dentro 10. È semplicissimo da applicare, ma ci sono altri che sono già preparati, basta che togli l'etichetta sopra e li applichi senza cercare lì di incollarli. Dovete controllare il lato che sia dalla parte che dovete metterlo, dalla parte della pelle, perché io la prima volta che l'avevo messo l'avevo sbagliato, ho dovuto togliere un'altra volta, rimetterlo, e quindi basta controllare questo tipo. Invece avevo tanto tempo fa avevo comprato un altro tipo da Amazon che era già pronto, quindi apri il sacchettino, li appiccichi sul piede, però non è complicato da utilizzare, insomma. È un trattamento che dicono che va benissimo e toglie via le tossine dal corpo, e quindi perché no, per 7 euro io lo faccio. Adesso è mattina e quindi vado a togliere il maschera, questo patch. E il fatto che vi scalda tantissimo i piedi, tanto, sentite proprio i piedi molto molto caldi durante la notte. Quindi questo trattamento va bene, questo disintossicante va bene d'inverno perché vi mantiene i piedi abbastanza caldi. D'estate un po' meno, però sinceramente non mi ha dato per niente fastidio. Guardate come è tutto scuro, tra l'altro ha un odore molto forte.
gente, spero che vi sono stata utile. Se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Ciao a tutti e buona giornata.